Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi in noi la tua grazia, oh Dio, che all'annuncio dell'angelo che hai fatto conoscere l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la tua passione e la sua morte, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, la mia giusta dicimi, re di governa me, e lui affidà dalla vita celeste, ma l'eterno riposo, ma tuo Signore, risplenda del silenzio per me. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, e supplico la beata sempre Vergine mia, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati. Conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo.
Dio creatore e padre, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda con bontà il gregge del tuo figlio, perché quanti sono consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni, Davide parlò della strage di Amalek. E rimase a Sigla due giorni. Al terzo giorno, ecco arrivare un uomo dal campo di Saul, con la veste stracciata e il capo sparso di polvere. Appena giunto verso Davide, cadde a terra e si prostrò. Davide gli disse: «Da dove vieni?» Rispose: «Sono fuggito dal campo di Israele». Davide gli domandò: «Come sono andate le cose? Su, dammi notizie». Rispose: «È successo che il popolo è fuggito nel corso della battaglia. Molti del popolo sono caduti e sono morti. Anche Saul e suo figlio Giorda sono morti». Davide afferrò le sue vesti e le tracciò. Così fecero tutti gli uomini che erano con lui. Essi alzarono lamenti, pianto e digiunarono fino a sera per Saul e Giorda, suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa di Israele, perché erano caduti di spada. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Giorda: «Il tuo vanto, Signore, sulle tue altune giace affitto. Come sono caduti gli eroi, e Saul e Giorda, amabili e gentili, nella vita né in morte furono divisi. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Figlio di Israele, piangeva su Saul e con delizia vi rivestiva di colpa, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Come sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia? Giorda sulle tue alture trafitto, una grande pena per te, fratello mio Giorda. Tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Come sono caduti gli eroi, sono perite le armi. Parola di Dio». Rendiamo grazie a te. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, seduto sui tuoi cherubini risplendi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fermerai il sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con panna di lacrime e ci fai dare in abbondanza e ci fai bere in abbondanza. Ci hai fatto motivo della tua confessa i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Alleluia.
con il tuo Spirito. Gloria a te, oh Signore. Innalziamo la nostra preghiera al Padre per mezzo di Gesù e diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché tutte le confessioni cristiane, animate da sentimenti di umiltà e carità sincera, cerchino instancabilmente le vie della riconciliazione. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché tutti gli stranieri e gli immigranti possano sperimentare accoglienza generosa, condivisione e sollecitudine fraterna nei paesi dove vivono. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché noi tutti, rafforzati dall'esempio dei martiri di San Sebastiano e San Fabiano, viviamo con autenticità e radicalità il nostro cammino evangelico. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tutto questo, Padre, te lo chiediamo da Gesù Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà che hai ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro del mondo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà mi hai ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro del mondo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda e salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Umili e pentiti, accoglici, il Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lava il Signore. Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. O Padre, che nell'unico sacrificio del tuo Figlio ti sei acquistato un popolo di adozione,
concedi e custodisci sempre nella tua Chiesa i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui hai portato gli uomini alla conoscenza della tua verità e hai formato la Chiesa, suo mistico corpo, nell'unità di una sola fede e di un solo battesimo. A tutti i popoli hai donato il tuo Spirito Santo, operatore mirabile della ricchezza e varietà dei carismi e artefice di unità nell'amore. Lo Spirito che dimora nei tuoi figli di adozione e con la sua presenza ineffabile riempie e guida tutta la Chiesa. E noi uniti all'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo. Il Signore è nell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna in alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Annunziamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordo che Padre, il terreno di essere di questo sulla terra, prendi la perfezione dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, Vito, Maria, Francesco, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti le punti che si affidano alla tua clemenza, a mettere a vedere la luce del tuo volto. Di noi tutti, amici e cuori, donne, signore, fatto la vita insieme con la
Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e Gesù Santo, che noi nei tempi di corno gratitù e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo ascoltato nel Vangelo come Gesù a un certo punto è impedito anche di mangiare perché tanta folla va da lui, perché ha fame e ha sete della sua parola. È emblematico, questo è paradossale. Lui non può mangiare perché lui stesso è cibo, diventa cibo per gli altri. È prefigurazione di quello che sarà con la sua morte e risurrezione. È prefigurazione della Chiesa che continua a sfamare nel cuore di tanti uomini e di tante donne che oggi più che mai hanno sete di una parola di verità, e chi gliela deve far conoscere questa parola di verità? Non possiamo solo noi sentirci, noi frati, suore, preti, sentirci responsabili di questo, ma tutti dobbiamo sentire la responsabilità di portare questa parola di verità per sfamare il cuore di tanta gente che ha bisogno appunto di questa verità, di questa autenticità che solo la parola del Vangelo, che solo il suo corpo, il suo sangue possono dare. Allora chiediamo la forza allo Spirito perché ci invii, ci renda apostoli credibili e autentici di questo amore che si dona fino alla follia, fino a farsi riconoscere proprio perché siamo fuori di noi. Francesco d'Assisi è un esempio, anche di Francesco d'Assisi a un certo punto si dirà che è un pazzo, perché soltanto chi entra nella logica dell'amore fa delle cose che sono agli occhi degli altri folli, sono pazzie, ma solo chi ama può comprendere quelle pazzie. Allora chiediamo allo Spirito di renderci folli, folli per amore, per questo amore del Signore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri cuori, e con l'aiuto della tua misericordia vi prego sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare Gesù ai nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa e dona le unità in pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate insieme di pace. Agnello di Dio, torna di peccato, abbi pietà. Agnello di Dio, che torna di peccato, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che torna i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, l'agnello di Dio, che torna i peccati del mondo. Signore, Signore.
Preghiamo. O Padre, questa comunione eucaristica, segno della nostra fraternità in Cristo, santifichi nel vincolo dell'amore la tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Nella Vergine Maria affidiamo questa nostra giornata, tutti i nostri bisogni e tutti i nostri desideri, pregando insieme a Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita.